È Ivano Nicoletta ad aggiudicarsi il secondo round della serie tricolore del campionato italiano velocità fuoristrada. Con il potente ed agile Proto Suzuki, motorizzato Yamaha, il campione in carica piemontese centra la seconda affermazione stagionale e, aggiudicandosi la tappa del Sassello, si lancia in vetta alla classifica generale di campionato. Ancora una volta Nicoletta imponeva il suo inarrestabile ritmo sin dalla prima manche di sabato, staccando di 1 secondo e 81 centesimi Rossano Gualtieri. Soddisfatto dell'ottima preparazione del suo Proto 2000, che fugava i timori della vigilia, Gualtieri era ben deciso a dar battaglia serrata. Tra i 29 fuoristradisti saliti sull'Appennino Ligure per dar vita al quarto trofeo Lerma Gomme, organizzato da Asso Fuoristrada, si segnalava al rientro Enrico Giudici del Freeland Team. Un ritorno che dava la scossa alla gara, permettendogli di fermare i cronometri sulla terza prestazione assoluta che otteneva a bordo del suo Suzuki V4 2000. Marco Zini del Panzer Club sull'altro Proto Suzuki Yamaha era quarto davanti ad Andrea Lorenzetti. Domenica la seconda prova vedeva subito i blocchi di partenza Gualtieri del Pian della Gotti Fuoristrada e i Giudici sfidarsi sul tracciato ligure dei 4 giri previsti. Gualtieri in questa frazione cronometrata era il più veloce in assoluto, realizzando un tempo totale di 9 primi e 42 centesimi, staccando di 6 secondi e 16 Nicoletta, secondo ed impegnato in testa a testa nella manche con Zini. Il rientrante Bruno Mazzuoli del Dragons Team era terzo a bordo del suo Proto Lada 2000, poco avanti al Zino. Chiudeva la top 5 Enrico Giudici, mentre in FL1 primeggiava William Nati con il suo Suzuki SJ Swift 1003. La svolta decisiva alla competizione Nicoletta la concedeva nella terza frazione. Il piemontese abbassava decisamente il suo personale crono e, chiudendo in 8 primi 53 secondi e 44, era primo nella classifica davanti a Gualtieri per 2 secondi. Zini era terzo, dopo 14 secondi, seguito da Enrico Giudici a 38 secondi. Quinto era Stefano Fioroni del THP Racing sul Suzuki S4 2000. Per la classe Formula Libera, il primo a distinguersi nell'assoluta era Andrea Ferrando della Gang dei Boschi sul Suzuki Sierra 1003 Turbo. La quarta manche era ancora a lotta dura fra il campione in carica Nicoletta e Gualtieri. I due davano spettacolo ed era Gualtieri ad esaltarsi, tagliando il traguardo parziale col miglior tempo, lasciando il rivale dietro di soli 7 millesimi. Zini era terzo davanti ad Andrea Lorenzetti, mentre Mazzuoli era quinto. Stefano Fioroni, che in questa gara non sembrava esprimere il massimo, ed era sesto. Nell'ultima frazione cronometrata, il pirata Nicoletta realizzava il miglior tempo di giornata, 8 minuti 42 secondi e 43, suo anche il giro più veloce, 2 primi 09 e 90, conquistando così il gradino più alto del podio. È stata una bella battaglia oggi qua a Sassello, è partita lottando col mio avversario, alla fine siamo riusciti a spuntarla. La pista è stata, secondo me, fantastica, è stata molto bella, l'hanno curata, l'hanno bagnata al momento giusto e veramente spettacolare. Penso di aver creato insieme alla mia squadra una bella gara e complimenti a tutti quanti. Gualtieri doveva accontentarsi della seconda posizione con 3 secondi e 38 di differenza sulla classifica finale. Sono arrivato secondo, sono contento, è andata bene, è stata combattuta fino all'ultimo giro. L'ultima manche ho pagato un po' qualche ingenuità che mi sono costate, sono arrivato secondo e con Nicoletta non si può lasciare neanche un secondo per strada perché lui non sbaglia mai e di conseguenza è in agguato. La macchina è andata molto bene, tutto ok, non ho avuto nessun tipo di problema e per quest'anno è la prima gara che faccio e non ho ancora il feeling come
avevo l'ultima gara l'anno scorso, però insomma le prossime gare guardiamo di avere più feeling. La pista è molto bella come al solito, il Sassello mi piace molto, è molto bella e niente da dire, insomma, la solita, organizzata bene, perfetto, solo un po' lontana a noi, che, però merita venirci, insomma. Zini era terzo a 1 minuto e 50 secondi, quarto assoluto era Giudici davanti a Stefano Fioroni. Su Protogip al sesto posto chiudeva la giornata Simone Parlamento, mentre Silvio Peretto del Veglio 4x4 su Proto Vitara 2000 Turbo era settimo. All'ottavo posto il romano Cavalletti su Proto Mercedes 3000, mentre Andrea Ferrando primeggiava in FL3 e al nono posto dell'assoluta. La FL2 era appannaggio di Riccardo Tonino su Suzuki Samurai 1003 del Veglio Cars 4, che chiudeva così la top 10.